4 minuti, buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuova settimana in compagnia di Good Morning Milano. Questa settimana iniziamo parlando di sostenibilità, lo facciamo con una grandissima ospite, sto parlando di Rossella Sobrero, buongiorno, presidente della Ferpi, buongiorno, buongiorno, buongiorno presidente. Buongiorno, la Ferpi, senza che me lo chiedere, infatti, dico perché che... sa già che infatti la guardavo con la faccia a punto di domanda quando ho detto, no, il tema è molto interessante, però Ferpi magari non tutti la conoscono, ma è una realtà molto interessante, perché la situazione diciamo di persone, già questa sì. È una cosa, sì, stiamo sì, parlando sì. Di una Confindustria, di chissà chi, no. Però di persone che lavorano però appunto nel campo delle relazioni pubbliche, quindi siamo 850 soci in tutta Italia e abbiamo colleghi che magari si occupano di ufficio stampa, altri colleghi che sono responsabili della comunicazione all'interno di imprese, ma enti pubblici, anche organizzazioni no profit, e chi si occupa di affari istituzionali. Quindi diciamo che la Ferpi rappresenta un po' tutti i mondi della comunicazione, ma anziché rappresentare le agenzie o le strutture, rappresenta le persone. I professionisti, le persone che devono saper comunicare. Comunicare è sempre più difficile comunque ormai, cioè, se non entriamo troppo nei tecnicismi, ma ormai comunicare lo fanno tutti, chiunque comunica, cioè, le battute non facili, da citofoni a non, chiunque cerca di comunicare, però insomma è complicato. È complicato perché innanzitutto bisogna farlo in modo professionale, tutto il tema della disintermediazione ha comunque anche creato un affollamento di persone che comunicano e non sempre nel modo migliore. Quindi gestire le relazioni poi non vuol dire solo comunicare, vuol dire essere capaci di impostare una strategia per cui gestisci le relazioni con i tuoi pubblici, che possono essere i dipendenti, i clienti, le altre aziende, perché no, le istituzioni. Quindi ci vuole anche una regia, una capacità strategica. Insomma, c'è chiunque allo stadio comunica, basta urlare e vale, comunica, ma non è molto efficace. La curva che invece si mette a fare una coreografia forse è più efficace, effettivamente è una regia dietro, no? Cioè, bisogna saper comunicare, bisogna essere in mano, mettersi male professionisti, c'è poco da fare. Ma infatti noi ci stiamo battendo da anni per dire che, pensa che per anni abbiamo dovuto combattere perché ci chiamavano PR, no? Sì. Quindi associando la nostra professione ai PR delle discoteche, che è un lavoro che io rispetto, ma non è il nostro. Un po' diverso. Ecco, un po' diverso. Quindi noi abbiamo bisogno di sottolineare sempre di più anche l'aspetto, diciamo, dei ruoli, dei profili professionali. Non a caso siamo anche un'associazione riconosciuta dal MISE, per cui i nostri soci si sottopongono innanzitutto a un esame d'ammissione e poi ogni anno devono fare un aggiornamento periodico, per cui sono i professionisti della comunicazione, non chi si improvvisa comunicatore per un giorno. Guarda, io sappiamo che è una cosa molto molto diffusa, quindi benvenga chi invece mette i puntini sulle i in questo caso. Uno dei temi, appunto, poi nel tuo caso se adesso non dicevi che proprio lo porti avanti, lo cavalchi questo tema, che è quello della sostenibilità, è uno dei temi però più insomma, d'attualità nel comunicare al momento d'oggi, nel senso che oggi parlare, comunicare qualcosa e non comunicare la sostenibilità di questo, di ogni progetto, viene da dire che si faccia, è imprescindibile dal farlo. Cosa intendiamo però per sostenibilità? Facciamo un po' di chiarezza. Sì, per sostenibilità si intende la capacità di coniugare gli aspetti economici con l'impegno per l'ambiente e per il sociale. Quando si parla di sociale si parla di impatti positivi sulle persone e sulla comunità. Quindi già mi ha detto una cosa interessante, non si parla solo di sostenibilità ambientale, cioè non solo di ecologia, non solo dell'industria che devi creare il meno possibile, per intenderci, se io semplifico, ma anche appunto sociale, quindi verso le ricadute sociali che si hanno sul proprio territorio, ad esempio. Certo, certo. Infatti per anni la parola sostenibilità era più agganciata agli aspetti ambientali, no? E trascurando invece l'impatto che ha sulle persone, perché qualsiasi organizzazione, ma anche un'organizzazione pubblica, anche un'associazione no profit, deve tenere conto di quale impatto ha per migliorare la vita delle persone. E infatti uno dei temi di cui si parla di più è come misurare questo impatto.
perché le dichiarazioni troppo generiche, no? Io mi impegno per l'ambiente, non servono più. Oggi le persone vogliono sapere come lo fai, quali sono le azioni che porti avanti e questo è l'ultimo passaggio che è più delicato, è come misuri gli effetti di quello che fai. E allora entriamo un attimino nel tema appunto della sostenibilità. Oggi sempre diciamo, sempre più importante comunicare questo, perché però è importante appunto che le aziende siano sempre più sostenibili. Perché non siamo più nel momento in cui dici, vabbè, è importante fare profitto e poi al resto qualcun altro ci penserà. No, oggi le imprese si sono rese conto che non si può più appunto trascurare questa dimensione. E non a caso pensate che ad agosto del 2019 181 CEO di grandi multinazionali americane hanno anche diciamo, prodotto un documento in cui si impegnavano a modificare le finalità del proprio business. È una dichiarazione ovviamente per il momento un po' teorica, perché tra queste aziende si possono fare dei nomi, vero? Sì, quello Ecco, d'altro. parliamo di Amazon, di Coca-Cola, di tante altre grandi aziende. Ecco, sul fatto che ci sia questa dichiarazione, poi bisogna vedere che cosa seguirà. Però oggi si è capito che questo modello lineare, che è un modello anche di pensiero, non è solo un modello economico per cui si immettono delle materie prime, si fanno dei prodotti e poi ci sono dei rifiuti, non è più percorribile, le risorse sono sempre meno, pensate all'aumento della popolazione che è previsto, voi sapete, a 9 miliardi nel giro di qualche anno, quindi è un pianeta da quale noi non possiamo prelevare continuamente risorse, per cui c'è bisogno di pensare da una parte di sfruttare le fonti rinnovabili, eccetera, ma dall'altra proprio di progettare un processo, un prodotto in una logica sostenibile, quindi con la maggiore efficienza che oltretutto anche economicamente poi vantaggiosa per l'azienda. E appunto tu prima Fabiola mi dicevi che la sostenibilità ormai va al passo con anche redditività, nel senso economicità, nel senso non bisogna rinunciare al reddito, non bisogna rinunciare a fare soldi, anzi, a volte conviene essere sostenibili. Sì, conviene essere sostenibili anche appunto facendo un ragionamento di risparmio anche delle risorse e quindi di vantaggio dal punto di vista proprio anche economico per l'azienda. Quindi il fatto che alcune aziende abbiano inserito la sostenibilità nel piano industriale, per il momento sono poche, però nel piano industriale vuol dire che ritengono che nella progettazione della propria strategia la sostenibilità è una componente fondamentale. Poi vediamo che oggi finalmente anche il governo e quindi il mondo istituzionale si sta muovendo. Per la prima volta il Premier Conte, un paio di mesi fa, ha detto che l'Italia si sta impegnando per lo sviluppo sostenibile e che sarà nelle politiche di governo. Molto di più ci arriva dall'Europa, perché questo Green New Deal di cui si è parlato molto nelle scorse settimane, prevede tutta una serie anche di incentivi per le aziende che sceglieranno la sostenibilità come driver strategico. Ecco, a me una cosa che piace dire è che la sostenibilità non deve essere filantropia, la sostenibilità non deve essere un'azione tattica, ma deve essere un approccio, deve avere un approccio strategico. Sono sempre discorsi molto lontani da noi, a volte appunto parliamo di 9 miliardi, chissà quando mai ci arriveremo, il problema ambientale sembra sempre molto lontano da noi, in realtà invece sono problemi che abbiamo sotto casa ogni giorno, è da dire. In cosa possiamo riconoscere ad esempio le aziende più sostenibili che quindi magari, anche perché no, verrebbe a dire noi pubblico, noi cliente, dobbiamo anche premiare in un certo qual senso, no? Ma certo, c'è un professore di Tor Vergata che si chiama Leonardo Becchetti che da anni che dice il voto col portafoglio, nel senso che nel momento in cui il consumatore acquista un prodotto più sostenibile piuttosto che mette un click anche in una pagina di un'azienda che ha fatto della sostenibilità un impegno, sta aiutando quell'azienda ad affermarsi sul mercato. Quindi la cosa che manca ancora è che le aziende dovrebbero cercare di comunicare di più quello che fanno. Chiaramente
chiaramente qualche azienda ha paura del greenwashing, perché è comunque molto rischioso per un'azienda esporsi, no? Quindi io organizzo da tanti anni il Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale a cui partecipano. Abbiamo iniziato nel 2005 con 7 aziende, nel 2019 216, però... questo per dare una misura. Però no, a volte hanno anche paura di esporsi, perché la sostenibilità è un percorso. Cioè non sei, oggi devi partire con un processo che ti richiede per esempio un cambiamento nella produzione, quindi non è una cosa che si possa fare da un giorno con l'altro. Certo che nel momento in cui hanno ottenuto i primi risultati positivi hanno il dovere di comunicarlo anche al cliente. A me non piace la parola consumatore, perché piace di più l'idea che siamo persone che fanno delle scelte. Infatti oggi, a proposito anche di social e di capacità di comunicare, no? In modo diretto, oggi non si parla più di consumatore, ma di consumautore. Perché nel momento in cui noi mandiamo un messaggio ad un'azienda, scriviamo sui social, postiamo, non so, anche banalmente una ricetta su un sito di una casa che produce pasta, noi siamo autori, cioè interpretiamo il nostro pensiero rispetto a quell'azienda o quel prodotto e lo rendiamo quell'azienda partecipe del nostro pensiero. Un bel cambiamento. Non solo le aziende, non solo, diciamo prima, non solo le aziende sono alla ricerca della giusta sostenibilità, ma anzi il dovere dovrebbe essere anche delle pubbliche amministrazioni. Certo. Come certo. Può una pubblica amministrazione essere sostenibile? E se abbiamo qualche esempio magari da poter portare, insomma, mi piace fare sempre report che porta sempre solo le cose negative. Mi piacerebbe riuscire a portare una bella good news in questo momento. Beh, noi siamo fortunati perché siamo a Milano. Ecco, Milano è una città che anche su questo fronte sta facendo azioni molto innovative. Ricordo per chi non lo sa che è la prima città italiana a dotarsi di una food policy. È stata adottata nel 2014, poi nel 2015 in occasione di Expo che aveva il tema del cibo al centro. Quindi è la capacità della pubblica amministrazione di fare da, in qualche modo anche da facilitatore tra tutti i vari soggetti sociali, quindi le imprese, gli operatori, i cittadini. Molto interessante, cito un paio di esempi, è per esempio la riduzione della Tari per quegli esercenti che anziché buttare le eccedenze che vanno a finire in discarica, le danno a degli enti caritativi, quindi con un doppio vantaggio: inquino meno e riempio meno le discariche e faccio del bene per le persone che ne hanno bisogno. E questo è un esempio secondo me molto interessante, perché le aziende sono incentivate, io spero sempre anche per un afflato ideale, però anche perché risparmiano sulle tasse da pagare. Per il portafoglio, poi per il cuore. Ecco, esattamente, cioè comunque perlomeno speriamo che ci siano tutte e due. E un altro esempio appunto è che la prima città italiana ad avere una direzione resilienza, quindi riconoscere che il tema della resilienza, che non è solo ambientale, è anche sociale, è un fattore determinante. Allora, se una grande città come Milano si fa promotrice di questo approccio, impegnandosi per esempio a piantare 3 milioni di alberi nel giro di pochi anni, si spera che altre città seguano questo esempio, perché la complessità di una grande metropoli come Milano chiaramente è diversa dal piccolo paese. Nel caso appunto di questo progetto su Milano, cosa si intende per resilienza di una città a questo punto, mi viene da dire, no? Sì, si intende la capacità di attrezzarsi per rispondere a quelli che sono dei mutamenti che in corso. Chiaramente quello più evidente è il mutamento climatico, no? Che poi forse è la cosa che sta spaventando un po' tutti, no? I giovani che scendono in piazza sono anche molto preoccupati. Anche ora ci spaventiamo un po', perché sicuro. Abbiamo forse dormito un po' troppo. No, a me piace ricordare una cosa che forse fino ad oggi è stata poco sottolineata, il tema della salute, cioè essere sostenibili e preoccuparci del nostro futuro vuol dire anche fare qualcosa di positivo per la nostra salute, perché se viviamo in un ambiente inquinato, un ambiente brutto, perché anche la bellezza, come sapete, contribuisce al benessere delle persone, sicuramente non stiamo facendo una cosa buona anche per la nostra salute. Quindi, vabbè, se ci si pensava prima, situazioni come quella di Taranto e l'Ilva non sarebbero mai esistite. Quella è proprio una situazione drammatica.
drammatica, eh. Però la cosa importante rispetto alla domanda che mi facevi, sì, sulla resilienza, è anche capire come questa grande sperequazione, questo grande divario economico tra le persone che vivono per esempio in una comunità come una città, ormai è all'ordine del giorno questa diversità sempre più ampia. Ecco, questo è un problema perché si creano non solo, appunto, manca la giustizia sociale, che ovviamente è da considerare un elemento prioritario per chi ha a cuore il futuro del paese, ma non solo del pianeta, ma anche si creano poi problematiche da gestire poi a livello locale che non sono affatto facili, quindi essere attenti all'inclusione, essere attenti al, così, al benessere più generale dei, per esempio dei quartieri, per esempio adesso si parla molto più piuttosto che di periferie, di quartieri, cercando di dare vita a quei quartieri. Milano anche sta lavorando su questo e creare delle smart community, perché Milano sta provando, no, a parlare di smart city, che va social street, ad esempio, credo che già quello sia quello un esempio, però appunto spesso si parla di smart city valutandone gli aspetti tecnologici che ci vanno e sono sacrosanti, tanti sensori, tante fibre però se dietro non hai una smart community non utilizza poi tutte le potenzialità della smart city. E infatti le social street, che è un fenomeno che nasce a Bologna ma che noi abbiamo anche mutuato su Milano, è un fenomeno importante, e quindi da questo punto di vista si lavora anche per una resilienza che non è solo ambientale ma anche sociale. Siamo quasi in chiusura, ultima domanda, appunto, noi non siamo più clienti, non siamo consumatori, appunto, abbiamo imparato anche questo oggi, che giustamente effettivamente siamo consumatori, nel senso che dobbiamo essere parte integrante di questo processo. Come possiamo scegliere? Qual è la libertà di movimento che abbiamo nella nostra scelta, se ne abbiamo, seppure invece ancora siamo un po' incastrati? Ma io trovo che soprattutto, diciamo, le generazioni giovani oggi siano molto più critiche, diffidenti, si vanno a informare, per cui diciamo ci sono delle scelte, sì, delle scelte più consapevoli. Ah. Ecco, qui è chiaro che siccome la popolazione è fatta anche di, purtroppo, una quota crescente di persone anziane, dobbiamo anche aiutare queste persone che hanno meno, per esempio, anche solo meno accesso al web, piuttosto che meno occasioni di confronto, a poter crescere. Cioè, a me preoccupa il fatto che la popolazione anziana, che pure ha un peso dal punto di vista demografico notevole, non si attivi per fare operazioni che dovrebbero portare tutti a stare meglio, a stare in un clima più positivo e più sostenibile. In apertura parlavamo di comunicazione, appunto, parlavo di FERPI, che è la vostra associazione, e direi che non c'è stata pubblicità migliore che prendere un presidente che, insomma, comunica perfettamente, ci ha parlato di temi davvero anche difficili, ma in maniera molto molto semplice, che siamo riusciti a comprendere. Come possiamo fare, magari, appunto, per anche seguire l'operato di FERPI, e se c'è qualche evento, qualche comunicazione che, appunto, vi interessa dare? In più, appunto, poi darci tutte le coordinate, appunto, per seguire proprio FERPI nello specifico. Sì, 2020 FERPI compie 50 anni, ecco, un'associazione quindi storica, che però vuole raccontare il rinnovamento, cioè sì, raccontare la tradizione, ma come è logico dire cosa vorremmo fare in futuro. Ci saranno sicuramente due eventi importanti su Milano nel mese di maggio e altri eventi a Roma e in tutti i territori dove FERPI è presente, quindi vi terremo aggiornati, ci farà piacere se parteciperete o segnalerete le nostre attività, per fare in modo che sempre più persone capiscano che una comunicazione professionale con una logica anche sostenibile è importante per lo sviluppo di quella cultura che oggi ancora deve fare tanti passi avanti. In apertura, prima parlavo appunto di resilienza e sostenibilità anche di una città, di una pubblica amministrazione, parlando di sostenibilità ambientale, allora direi di vedere l'indice dell'aria invece di oggi, che ci fa già capire come, appunto, qua c'è da lavorare, perché il weekend si era concluso con un livello dell'aria
praticamente quasi a zero come PM2 e 5, invece ci ritroviamo lunedì, nonostante la pioggia, ad avere 127 di PM2 e 5, quindi aria pessima, pericolosa, pericolosa respirare, servirebbe la mascherina di livelli oltre i 120, quindi insomma qualcosa sicuramente le pubbliche amministrazioni devono fare. L'ufficio, appunto, questa cosa della resilienza che ci viene del Comune di Milano, c'è un progetto anche di piantare 3 milioni di alberi nella nostra città, che insomma potrebbe essere un buon modo per far abbassare un po' questi livelli, no? Assicuro, perché l'importanza di avere gli alberi, addirittura il comune sta chiedendo ad alcune aziende di togliere l'asfalto dai parcheggi e piantare alberi, quindi sarà una Coraggioso. piccola rivoluzione. Piccola rivoluzione coraggiosa che cercheremo di seguire. Io, Rossella, ti ringrazio tantissimo davvero di essere stata qui con noi oggi. Rossella Sobero, presidente di FERPI, grazie mille di aver stato qua con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie a voi che ci avete seguito. Good morning Milani, torna mercoledì, come sempre, qui su Milano News in diretta con una puntata per parlare di Milano, la grande Milano e i protagonisti che la fanno. Grazie mille, arrivederci e a presto.